forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. Possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara. Fallo, nessun dubbio. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Primo tentativo dell'incontro. Strano che abbia provato la conclusione in porta da quella distanza. Higuain! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Higuain. Cristiano Ronaldo. Higuain. Non può sbagliare. C'è spazio, occhio. Ci prova. Cristiano Ronaldo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Parolo. In avanti vuol far salire i compagni. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Radu. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha
allontana. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cristiano Ronaldo. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Scodella in avanti. C'è la palla lunga, in avanti. Lukaku. Scatta verso il pallone. Allontana il pericolo. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. C'è un'opportunità. Si fa largo con grande determinazione. L'avversario ha avuto la meglio. Ha spaventato la difesa, sì, ma non... È tutto solo davanti alla porta. Occhio al tiro. Gol, non sbaglia. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Si riparte, di nuovo in parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Lukaku. La Lazio non riesce a trovare Barchi, nonostante Cuadrado con il fallo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. La gioca in profondità. Ora deve... Higuain! La palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Il passaggio è stato illuminante. Certo, l'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Prova a verticalizzare. Guadagna metri. La toglie dalla porta. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere il peccato. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio. Entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. E quindi alla fine del primo tempo siamo sull'1-1. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Prova a metterci il piede. Costringe l'avversario al fallo. Andare in rete, grande parata di Stancoscia, grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Tocca con la testa, una buona iniziativa, ma non è bastata. Lazzari cerca spazio per l'affondo.
Pallone lungo, in verticale. Bentancur, oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Cristiano Ronaldo colpisce il pallone. Fuori di poco, sfortunati qui. Cristiano Ronaldo ha un gran... Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cerca l'uomo là davanti. Immobile, tenta la conclusione e c'è il gol della Lazio. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Doveva solo appoggiarla in porta, è stato lasciato troppo libero. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Conducono con una rete in più degli avversari. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Allunga il piede verso il pallone. Francesco Acerbi fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Immobile, di forza. L'azione era partita bene, non sono riuscito ad arrivare in area però. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Prova il tiro! Alberto, si salvano con la traversa. Ottima la pressione. Che tentativo. Milinkovic-Savic. Pjanic riconquista la palla. Ottima progressione, palla al piede. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Questa azione, mancata un po' di inventiva forse, cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Ecco Immobile, tocco morbido, lancio col contagiro. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo, uno sforzo encomiabile. Lazzari. Passaggio profondo per Caicedo. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Immobile. Caicedo. Luis Alberto. Caicedo. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. 5 giri di lancette al triplice fischio. Parolo. Bella palla ad allargare il gioco. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Lazzari. Lungo passaggio in avanti. Caicedo riesce a liberarsi da solo. Ed è gol! Che giocata! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Prova a crossare. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. E l'arbitro dice che può bastare. Fa sempre male perdere. Fa ancora più male quando si sta davanti nel punteggio.